tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Francesca e sono pronta a mostrarvi tutti i danni che ho fatto con il Black Friday. Prima di iniziare, perché c'è tantissima roba, volevo fare una precisazione. Quello che vedrete è il frutto di tanto shopping online, ma nei mesi scorsi veramente mi sono trattenuta, proprio perché se mi seguite su Instagram lo sapete già, durante il 2020 mi sono iscritta a un master e quindi ho fatto un investimento economico molto importante, perciò ho dovuto giustamente rinunciare a moltissime cose. Da ottobre finalmente ho trovato di nuovo lavoro e quindi ho iniziato di nuovo a guadagnare, perciò mi sono tolta un sacco di sfizi che avevo nelle wishlist da mesi. Quindi direi che di iniziare, perché è veramente tanta roba. Iniziamo! Allora, partiamo da Cult Beauty, dove ho fatto addirittura due ordini. Il primo, poco prima del Black Friday, perché avevano scontato del 30% alcuni brand, e poi durante il Black Friday ne ho fatto un altro perché scontavano praticamente tutto il sito al 25%, e quindi ne ho approfittato per prendere altre cose che volevo provare. Ci tengo a precisare una cosa, visto che ho ricevuto un sacco di commenti sia sotto il video di Cult Beauty sia anche su Instagram. Cult Beauty è un sito inglese, quindi non si rischia assolutamente la dogana, potete acquistare tranquillamente in euro e niente, ci sono un sacco di brand super interessanti e anche brand che qui non troviamo. Partiamo dal primo ordine. Allora, tutti i pacchi li ho già aperti per controllare che ci fossero tutte le cose che avevo acquistato, perché siccome ho sentito di tante ragazze che nei vari ordini hanno ricevuto, in generale, non per Cult Beauty, ma in generale hanno magari ricevuto pacchi di altri addirittura, oppure mancavano delle cose, eccetera eccetera, ho preferito aprire tutto, controllare che ci fosse tutto e poi ovviamente registrare il video. Allora, nel primo pacco troviamo questa palettina di Too Faced. Era tantissimo che non acquistavo prodotti di Too Faced e mi sono presa la Salted Caramel, che è una palettina mini, ha dentro 2, 4, 6, 8 colori ed è molto molto carina, è di latta tipo ed è con questi colori che a me piacciono tantissimo. Poi profuma, oddio, non proprio di caramello, però profuma di cioccolato. Comunque buonissimo, top. E sempre di Too Faced, visto che era scontato al 30%, mi sono presa la Prime and Poreless Powder, quindi è la cipria compatta di Too Faced, perché ho letto tantissime cose interessanti su questa cipria, ne parlano tutti molto molto bene e quindi ne ho approfittato e ho preso appunto la cipria, se riesco a aprire. Tra l'altro il pack bellissimo, rosa cipria, bellissimo, mi piace un sacco. Altro invece acquisto di questo primo ordine è il Watermelon Glow PHA BHA Toner ed è di Glow Recipe. È un brand che mi incuriosiva, soprattutto questo tonico, perché ho letto un sacco di recensioni super interessanti. Io amo questo tipo di tonico con dentro gli acidi esfolianti, li uso molto molto spesso e quindi ho voluto provare questo qui di Glow Recipe. Tra l'altro era venduto con anche la mini size, quindi era un kit in cui c'era la full size e anche la travel size ed era molto 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 scontato, quindi direi che l'ho preso al volo. Infatti ho fatto bene, perché poi è andato sold out. Al secondo ordine invece ho preso altre cose che erano appunto, come vi dicevo, scontate al 25%. Questa sarà proprio una carrellata di prodotti, proprio perché la maggior parte di questi, forse quasi tutti, io non li ho mai provati, quindi vi faccio vedere, poi ovviamente su Instagram o comunque attraverso i video ve ne parlerò sicuramente. E tra l'altro, meno male che ho aperto prima il pacco, perché mi sono accorta che avevano sbagliato a mandarmi un prodotto, e sto parlando del Brow Microfilling Pen di Benefit. L'ho acquistato su quel sito perché tra l'altro costava già meno rispetto a Sephora e in più era scontato, quindi sicuramente ne valeva la pena. Io ho preso il dark brown, ma mi hanno mandato la light brown.
Tra l'altro volevo fare una menzione speciale al customer service di Cult Beauty, super super eccellente. Quando mi sono accorta che mi avevano mandato la shade sbagliata, ho mandato una mail, nel giro di pochissime ore mi hanno risposto scusandosi e mi hanno preparato il pacco con il prodotto corretto, quindi non hanno neanche voluto che io rispedissi indietro quello sbagliato e praticamente nel giro di poche ore loro mi avevano, dopo la risposta, mi avevano mandato già il tracking con il prodotto. Non mi è ancora arrivato, quindi lo sto attendendo, però ho preso appunto la microfilling pen di Benefit, quindi complimenti veramente al customer service di Cult Beauty. Sempre da Cult Beauty ho preso questo set di Uwe. Uwe è il brand di Jen Atkin, che è la, diciamo, la parrucchiera, la celebrity hairstylist, molto molto famous, che ha appunto lanciato questo brand di prodotti per capelli ottimi veramente. E stavolta però invece di prendere prodotti per capelli ho preso prodotti per il corpo, ed era questo kit per Natale con la crema per il corpo e una mini size di, del profumo. La profumazione che ho preso io è North Bondi e l'ho voluto prendere perché ho provato il Wave Spray e mi sono innamorata della profumazione. Facendo un po' di ricerche ho scoperto che appunto, visto che tutti erano innamorati di questa profumazione, lei ha realizzato proprio la versione in profumo, quindi per il profumo, profumo, ha realizzato il profumo. E pensavo in realtà che la travel, diciamo la versione del profumo mini, fosse non così mini ma fosse un po' più grande, però vabbè, voglio provarlo per vedere anche l'intensità, se dovesse essere top magari prendo anche la versione grande. E quindi crema per il corpo più profumo, top, profumerò pazzesco. Cioè, comunque è un profumo veramente, quante volte ho detto profumo? Profumo, comunque è una profumazione veramente, fa impazzire, non so descriverla, ma è veramente troppo troppo buona. E Uwe comunque lo trovate sia su Cult Beauty ma anche su Look Fantastic. Sempre di Benefit mi sono presa il fantasmagorico cookie illuminante, che è il Golden Pearl, ed è pazzesco. Questo qui vi vedono anche dalla luna praticamente, è bellissimo. Io ho l'altro che era uscito, Tickle, sempre bello, quello più sul rosino, mentre questo è più sullo champagne, color champagne, ed è stupendo. Poi ho preso due prodotti, se lo trovo l'altro, di Paula's Choice. Finalmente provo qualcosa anch'io e vi dirò, ci sono rimasta un po' male. Ci sono rimasta un po' male perché sono veramente minuscoli questi prodotti e comunque costicchiano. Questo qui me lo immaginavo perché l'avevo già visto ed è il 2% BHA liquid esfoliante, quindi è appunto una lozione esfoliante che contiene BHA e sono 30 ml, quindi vabbè, questo qui ancora, ma questo è veramente minuscolo, cioè sembra tipo un campioncino che ti danno quando acquisti qualcosa. Vabbè, questa qui è l'SPF 30, l'Ultra Light Daily Hydrating Fluid, e sono 15 ml di prodotto, comunque veramente minuscoli. Vabbè, li provo e poi vedremo. Le ultime due cose che ho preso da Cult Beauty sono due blush di Patrick Ta. Ok, ero stracuriosa di provare questi blush e ho preso allora la versione She's That Girl. Questa qui, se non sbaglio, è la versione, sì, powder and cream, raga, pazzesco veramente. Allora, il pack bellissimo, cioè lo amo questo rose gold, l'unica cosa che veramente, appena lo tocchi rimangono le impronte digitali, quindi si sporcherà nel giro di mezzo secondo. Però vabbè, il pack è veramente veramente bello. E poi ho preso She's Sincere, ed è invece un blush in polvere. Il pack è molto simile all'altro, solo che è solo polvere. Eccolo qua. Tra l'altro ho sentito grandi cose da questi prodotti di Patrick Ta, quindi sono molto molto curiosa, e se questi qui funzionano, mi piacciono, magari poi proverò a prendere anche altri colori.
Continuiamo con un ordine che ho fatto su Etheria Cosmetics. Era la primissima volta che ordinavo sul loro sito e che provo i loro prodotti. Sono molto molto curiosa. Tra l'altro la scatola è molto molto carina e quando l'ho aperta, cioè profuma sta scatola, pazzesco. Adoro! Poi pacchettata molto molto bene. Mi piacciono molto questi pack molto diversi dal solito. Vabbè, ci sono dentro un sacco di campioncini, quindi utili, che almeno provo qualcosa in più. E poi mi sono presa, allora, la prima cosa che ho preso è la maschera capelli ristrutturante all'acido ialuronico e la utilizzerò come impacco pre-shampoo, perché ho visto che funziona molto bene. E quindi niente, sono curiosa di provarla, questa maschera. E poi ho preso due kit che sono usciti per Natale. Vediamo, allora, ho preso questi due kit che sono ancora disponibili sul sito, però per il Black Friday erano scontati del 20%, e sono, allora, due kit che contengono uno tipo il peeling, quello enzimatico famoso, c'è l'essenza che ero curiosissima di provare, e poi c'è dentro anche un altro prodotto. Non lo voglio aprire adesso perché voglio fare le foto. Comunque sono i due kit, uno è con la bava di lumaca, questo qui bianco, mentre quell'altro è c'è dentro. Perché non c'è scritto? Ok, li ho aperti. Allora, dentro c'è la mousse, il peel enzimatico e l'essenza, e questa qui è la linea Lux. Secondo me è anche un'idea molto carina. Tra l'altro ci sono dentro tutte le palline, no vabbè, confezionato da Dio veramente. Quindi è anche un'idea molto carina per Natale, se volete, se sapete che qualcuno è amante della skin care, secondo me fatto una grande grande figura. Cioè, comunque sono mini taglie, ma che comunque, cioè, belle grosse, cioè alla fine comunque sono 15 ml, ma ce ne vuole talmente poco che comunque durerà parecchio. E questo qui invece è la mousse, quindi no vabbè, super carino veramente, un'idea per Natale, per un regalo, autoregalo bellissimo. Mentre l'altro, quello bianco, vediamo se riesco a aprirlo senza fare danni, comunque ce n'è un altro, se vi interessa sono tre kit. Qua dentro c'è il siero, la crema giorno e la crema notte, questa qui è quella alla bava di lumaca, e tra l'altro sono anche cose riutilizzabili, oddio sto facendo dei disastri. Questo è il siero, crema e crema, cioè comunque sono anche abbastanza grossi questi prodotti, quindi sicuramente riuscirò a farmi un'idea. Sto facendo dei disastri, ma va bene. Anche da Smashbox ho acquistato qualcosa perché c'erano dei super super sconti e ho preso tre cosine. Allora, ho preso il blush in stick nella colorazione Beverly Hills Blush, giusto? Se non sbaglio è il colore, ed è appunto un blush in stick che ha poi la spugnetta, che io ovviamente non utilizzerò. Comunque il colore è molto molto carino, l'ho già swatchato perché ero curiosa. Super super carino. Poi ho preso finalmente uno dei Always On Cream to Matte Lipstick. Ero molto molto curiosa di provare questi rossetti in stick. Ho preso il colore Stepping Out, un bel marrone anni 90. Molto 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 bello, vediamo se riuscite a vederlo. Comunque mi piace da impazzire questo colore, e ne ho sentito parlare super super bene di questa formulazione, quindi sono molto molto curiosa. E infine ho preso la Cipria Photo Finish Fresh Setting Powder nella colorazione 01, ed è una cipria simile all'altra che ho. Praticamente c'è dentro la ghiera, o come si chiama, praticamente voi girate e ogni volta esce della cipria, diciamo, fresca, quindi ogni volta avrete sempre della cipria fresca, non andrete a contatto con appunto tutto il resto della cipria, perché rimane sotto, quindi voi girate per far uscire la giusta quantità di polvere e poi l'applicate sul viso. La polvere che c'è sotto è compatta, che però facendo così viene, diciamo, tritata per poi restituirla a noi in polvere
così poi da utilizzare sul viso. Poi c'erano dentro un sacco di campioncini. Allora, innanzitutto questi tre pennelli pazzeschi, io amo i pennelli di Smashbox, ne ho già altri e li approvo. Tra l'altro poi ho visto che erano super super scontati, ve l'avevo detto anche su Instagram che secondo me meritavano l'acquisto. Questo qui che è il powder foundation, quindi potrò utilizzarlo con le polveri, con cioè il fondotinta in polvere. Poi c'ho quello da cream... no, concealer brush, quindi per il correttore, e poi uno per gli occhi. Poi dentro c'era anche questo Camera Ready Brush Cleaner, quindi è un, come posso dire, un prodotto per pulire i pennelli, lo proverò sicuramente. E poi dentro c'era, dentro ho trovato anche la Cover Shot, davano in omaggio con 50 euro di spesa la Cover Shot Desert, che è una palette per gli occhi. Io ne ho già una loro, quindi sono curiosa di provare anche questa. Mi piacciono tantissimi i colori, insomma è anche molto festiva con questo oro, verdone, bella bella. E poi dentro, cioè, è andato un botto di campioni, veramente. Vari primer, che tra l'altro vi farò sicuramente il video sui primer di Smashbox, prossimamente lo devo registrare. Un mini Always On Liquid Lipstick e un mini Super Fun Mascara. Quindi veramente un botto di campioncini. Tenete d'occhio sempre il sito di Smashbox, perché comunque c'è sempre un sacco di... danno sempre un sacco di omaggi con gli acquisti. E poi sapete che io amo profondamente Smashbox. Questo video sarà lunghissimo, io vi chiedo già scusa, ma veramente, a parte che sono sommersa di roba e dopo dovrò sistemarla, sarà un casino, ma vabbè. Allora, continuiamo con gli acquisti fatti sul sito di Pinalli, e mi sono presa l'acido ialuronico di FaceD. FaceD è un brand italiano, non so se lo conoscete già, a me piace tantissimo, infatti quando posso lo acquisto sempre, perché, cioè, quando c'è qualcosa che mi interessa acquisto sempre FaceD, perché secondo me fa degli ottimi prodotti. E poi made in Italy, quindi mi piace sostenere ovviamente i prodotti di casa nostra. Ed è un acido ialuronico che contiene anche la niacinamide, e sono molto curiosa di provarlo perché sto terminando il mio, non mi ricordo che si chiama 123, non mi ricordo, comunque è un acido ialuronico che mi è piaciuto, di quel brand che vendono da Douglas, e quindi volevo assolutamente acquistare un altro acido ialuronico e voglio provare lui perché ho sentito grandi grandi cose. Poi di Mulac invece mi sono presa finalmente l'olio per capelli di Mulac, anche di questo ho sentito grandi grandi cose, quindi sono molto curiosa di provare questo olietto per capelli. Prima però voglio terminare quello che sto utilizzando di Nashi, manca ancora un pochino e poi utilizzerò sicuramente questo. Le ultime due cose che ho preso invece sono questi, come si chiamano? Scrunchy di Invisibubble. Volevo anch'io degli scrunchy che vanno tanto di moda adesso, sono degli elastici per capelli, magari da utilizzare un po' come accessorio, magari li lego e poi ci metto sopra questo, così almeno rende la coda magari un po' più carina, uno chignon un po' più, diciamo, carino. Ho preso sia la versione rosa, che si chiama Prima Ballerina, sia la versione nera, che si chiama True Black. Vado super veloce perché veramente, sennò questo video durerà 8 ore e non voglio annoiarvi, ma ci tenevo a farvi vedere un sacco di cose belle che ho preso. Da Anastasia, anche Anastasia ha fatto un sacco di sconti sul sito ufficiale e ho preso alcune cosine. Ho preso due rossetti liquidi, allora uno che si chiama Catherine, erano super scontati, io mi ricordo che veramente anni fa andavano stra di moda i rossetti liquidi di Anastasia, ancora non erano arrivati in Italia, poi boh, la gente si è un po' dimenticata e io invece ne ho approfittato perché erano super scontati, ne ho altri e mi trovo bene. E poi ho preso quindi Catherine e Stripped, che però, cacchio, questo qui è veramente veramente chiaro per me, però vabbè, cercherò magari di lavorarlo con delle matite, però vabbè, amen, cosa posso farci, niente. Poi ho preso il Clear Brow Gel nella versione mini, ne ho già uno appunto sempre nella versione mini, mi piace tantissimo ed è un mascarino trasparente per settare le sopracciglia, mi trovo molto molto bene. Se state cercando appunto un mascara
trasparente per le sopracciglia, vi consiglio questo qui di Anastasia perché funziona benissimo. E infine mi sono presa un stick foundation nella colorazione Ivory, spero di aver azzeccato, ed è il loro fondotinta in stick. Allora, devo essere sincera, di questo non avevo sentito grandi cose, a moltissime persone non era piaciuto. Io amo profondamente i fondotinta in stick, quindi l'ho voluto provare anche perché comunque era scontato al 50%, quindi l'ho pagato veramente poco, e quindi poi vedremo, nel senso, cioè al massimo poi non sarò così delusa se poi non mi dovesse piacere, visto che comunque l'ho pagato anche poco, mi sentirò meno in colpa. E quindi lo voglio provare, spero solo di aver azzeccato il colore perché non ce n'erano tantissimi disponibili. Allora, invece, concludiamo, siamo arrivati alla fine, sì, con un ordine che invece ho fatto su Sephora, se trovo il sacchetto di Sephora, ah, è qua. Sul sito di Sephora ho preso alcune cosine, ho preso veramente poco perché sinceramente quest'anno Sephora non ha fatto grandi sconti, quindi vabbè. Allora, la cosa più importante che ho preso è questo cofanetto di Fresh che puntavo da un sacco di tempo, veramente ce l'avevo lì in wishlist da non so quanto, e contiene sostanzialmente il tonico alle rose, che è il mio preferito, io lo amo veramente. Vi caricherò anche qui su YouTube il mio video di Fresh che ho fatto sulle IGTV, perché secondo me merita di essere visto, perché vi racconto un po' il brand. Comunque contiene il tonico alle rose, che è veramente uno dei miei preferiti, così almeno ho il backup. Questa è la versione da 100 ml, se no c'è anche la versione grande. Io con quella da 100 ml mi trovo molto bene perché alla fine comunque mi dura tantissimo, ce ne vuole veramente poco, quindi ho il backup. Un mini da 20 ml Soy Face Cleanser, che sapete che è il mio santo grande, io lo amo alla follia. Un sugar rosé, che è il burro cacao colorato, se non sbaglio, leggermente colorato. Una mini maschera alle rose. E poi il motivo per cui ho voluto prendere questo kit, un po' per avere backup, un po' perché volevo assolutamente provare la Deep Hydration Face Cream alle rose, quindi la crema idratante alle rose di Fresh, e questa qui è in full size. Ci sono un sacco di kit di Fresh, quindi se non avete ancora mai provato il brand, date un'occhiata a questi kit, perché ce ne sono che costano poco. Questo qui costa 71 euro, ma con lo sconto l'ho pagato 56, ma ci sono anche altri kit con dentro meno cose che però costano anche meno, quindi se volete provare qualcosa di Fresh vi consiglio davvero di provare questi kit, perché secondo me sono comunque vantaggiosi. E niente, quindi questo qui è stato il mio autoregalo di Natale principale. Poi di Fenty Beauty mi sono presa questo kit natalizio, che contiene un blush in crema nella colorazione Fenty Glow, che è in edizione limitata praticamente per il kit, quindi non si trova singolo. Il famosissimo Fenty Glow, che ho già, però vabbè, pazienza, questi qui sono pazzeschi. Io che non amo i gloss, questi qui sono una bomba proprio. E poi c'è l'illuminante Fenty Glow, che doveva essere in edizione limitata, ma poi invece l'hanno fatto entrare nella collezione standard. Ah, tra l'altro, Made in Italy, mi è caduto l'occhio. Made in Italy che cosa? Ah, il Cheeks Out, quindi il blush è fatto in Italia, gli altri invece in USA. Adoro, adorissimo. Poi, ultime due cose che ho preso, un'altra cosa di Fresh, ho voluto prendere questa versione da 30 ml, quindi la versione piccola dell'Umbrian Clay Purifying Mask, che è la maschera di Fresh purificante che io non ho mai provato ed ero curiosa. Se mi trovo bene poi acquisto anche la versione full, però costava veramente tanto anche in versione mini, quindi ho voluto iniziare con questa e vedremo. Comunque mi piace il fatto che avevo assistito a una masterclass con loro dove raccontavano che l'ispirazione di questa maschera è stata proprio l'Umbria, infatti Umbrian. Interessante, la nostra Italia è sempre presente.
E infine, vabbè, mi sono presa la mia saponetta preferita per pulire i pennelli. Se cercate una buona saponetta che non costi una follia, questa qui di Sephora Collection, top. E infine ho voluto prendere anche una maschera in tessuto, questa qui è la vitamina C, di quelle nuove, perché non le ho mai provate. Basta, raga, ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere. Io vorrei farvi vedere il casino, magari vi metto qualche clip se riesco a rigirarla, perché veramente sono sommersa. E niente, questi sono stati tutti i miei super danni del Black Friday, veramente tanta roba, ma non acquistavo così tanto da veramente tanto tanto tempo, e quindi mi sono tolta un po' di sfizi che volevo provare. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto, grazie mille a chiunque sia arrivato fino qui, vi mando un bacio grande, vi ringrazio per essere rimasti fino qui insieme a me, e niente, noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!